chiamo Andrea e sono il preparatore atletico di ATF Studio Sportivo. Oggi voglio mostrarvi alcuni test per individuare la soglia aerobica ed anaerobica, che sono due valori fondamentali per costruire il nostro piano di allenamento e, come vedremo in un futuro video, costruire le diverse zone. Iniziamo con i test per la soglia anaerobica. I primi due test sono test da campo, mentre il terzo e il quarto, quindi quello del lattato e metabolimetro, sono dei test per cui servono dei macchinari particolari, quindi dovete rivolgervi a studi o laboratori che li utilizzano. I primi due invece li possiamo svolgere tranquillamente senza nessuna attrezzatura particolare. Il primo, il metodo MAF, tratto dal libro nuovo che è uscito di Killian, Johnson e Steve House. In pratica dovete detrarre a questo numero, che è stato individuato a 180, meno la vostra età, poi c'è una variante. Se uscite da un periodo comunque di fermo, da un infortunio, da allenamenti non continuativi, dovete ulteriormente togliere 5 battiti, mentre chi si sta allenando abbastanza regolarmente da un paio di stagioni dovrà aggiungerne 5 al risultato. Un secondo test che potete fare è quello di verificare la vostra velocità, i vostri battiti, alla quale riuscite a correre respirando solo con il naso, la bocca chiusa. Se leggerete l'articolo che pubblicherò su questa cosa, ci sono anche degli esercizi, ci sono dei vari libri che insegnano come utilizzare la respirazione nasale per migliorare la performance. Ecco, questi sono due esempi da laboratorio, quindi meno accessibili, e due esempi ovviamente un po' meno attendibili, però che tutti possono fare per individuare la soglia aerobica. Andiamo adesso a vedere per la soglia anaerobica cosa possiamo fare. Eccoci qui con i test per individuare la soglia anaerobica. Abbiamo un test da campo, cioè il primo, e i due test che vi ho presentato anche prima, perché durante queste valutazioni vengono prese entrambe le soglie, quindi i test sono quelli che vi ho già detto prima di laboratorio. Mentre per quello da campo cosa possiamo fare? Possiamo prendere la media dei battiti o della velocità, a seconda di quello che più ci interessa e più ci serve per fare gli allenamenti, in un vertical, soprattutto per chi corre a montagna. Quindi la frequenza cardiaca che io mantengo all'incirca per un vertical di 40-50 minuti si aggira vicino alla frequenza di soglia anaerobica, oppure si può prendere sempre la frequenza o la velocità per chi lavora su strada di un 10.000 e per chi è particolarmente veloce anche sui 14 km. Quindi, stilata la soglia aerobica con uno dei precedenti test e la soglia anaerobica, possiamo creare dei programmi di allenamento molto personalizzati e, come vi dicevo prima, dividere bene le zone per cercare di centrare ogni allenamento e non disperdere delle energie. Bene, abbiamo visto i test che possiamo utilizzare per definire queste due soglie che sono importantissime per creare un allenamento. Quelle di laboratorio ovviamente saranno più precise, comunque anche le altre ci possono dare una buona base di inizio per gli allenamenti e, come vi dicevo, per creare le zone che vedremo in un successivo video. Io vi ringrazio, vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere mi piace, seguire lo studio anche sui vari social di Instagram e Facebook. Per qualsiasi informazione scrivete ai commenti e vi ringrazio, alla prossima. Ciao a tutti!